Proseguono le nostre interviste qui sui campi di Coverciano agli assistenti arbitrali che durante la stagione sportiva hanno esordito in Serie A. Con noi c'è Francesco Cortese, sezione di Palermo, 34 anni, in AIA dal 2009, alla CAN da questa stagione sportiva e hai debuttato nel massimo campionato lo scorso 6 novembre nella partita Monza-Verona. Intanto raccontaci cosa possa rappresentare questo debutto nella carriera di un assistente arbitrale. Ma sicuramente il debutto in Serie A è il coronamento di un sogno. Dopo tanti anni di sacrifici, di allenamenti, di gare su e giù per l'Italia, arrivare a debuttare in Serie A è il raggiungimento di un obiettivo che magari tutti si prefissano quando facciamo il corso arbitri, ma che non tutti riescono a raggiungere. Quindi è stata un'emozione intensa per tutta la settimana, da quando è arrivata la designazione al momento in cui sono entrato in campo. L'emozione era davvero tanta, poi quando è iniziata la partita mi sono un po' sciolto e quindi è andato tutto per il verso giusto, però l'emozione nei giorni precedenti è stata davvero tantissima. E come hai vissuto le ore precedenti alla gara? Ma guarda, le ore precedenti alla gara per fortuna sono state delle ore indimenticabili, perché la sera prima della gara insieme a tantissimi altri colleghi della CAN siamo andati a cena insieme e mi hanno consigliato tante cose, mi hanno detto di godermela, di godermi proprio tutta la trasferta, ed è stata una serata davvero indimenticabile, quasi quanto l'esordio e l'entrata in campo.